tira soprattutto la maggior. Che cazzo è? Ma dai, amore, mi va. Ma dai, perché gridi? Cos'è? La cucinella mi va a mangiare, sempre con me ce l'ha! La cucinella, come fa a mangiarti una cucinella, povera bestia? Non mi dici che devo partagne. Ma è blu. Ah, che brufolo di merda. Vabbè. Aiuto, c'è una farfalla. Mi fa paura. Ah, scusate. Amore, c'è una farfalla. Mi mangia. Che cazzo. Amore, taci. Luna, Luna, cortesia, vabbè. Vieni, Lunetta. Buongiorno. Scappa la cacca. Parla. No, ma di tanto lo taglio, aspetta. Bene, fate pure lo screen, tanto so che lo farete molto lo screen di questo momento agghiacciante. Non sembro tipo Marrabbio di Chi smilicia, o come dice Davide, Elio delle storie tese. Posso fare così il video io? Ok, bene. Tutto bene, fare il video così è il massimo proprio, ok? Il culo in faccia, che bello, veramente. Brava. Ciao ragazze, ciao ragazzi, top. Mamma, tutti vogliono sapere che cosa pensi che io sono incinta. Cosa penso? Io non posso pensare niente, anche perché queste sono decisioni che non posso prendere io, sono decisioni tue, scelte tue, responsabilità tue soprattutto. E, ovvio. E, ma del resto io penso una cosa importante, che piuttosto che sapere che mia figlia ha una grave malattia incurabile o quant'altro, preferisco così. Guarda. Sono tolto il lavancione un po' ancora. Funziona con la maschera? Com'è? Va bene. Buonanotte, 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 buonanotte. Ciao, dormi, mi raccomando. Ciao, ciao. L'ho presa apposta più piccola, in modo che, a parte perché per il discorso dieta, ecco, e poi perché comunque questa va a esaltare la figura, diciamo. Vuoi salutare YouTube? YouTube. Ciao, come va? Tutto bene? Ti saluti. Ti amo anch'io. Grazie, amore. Vieni qua. Cosa? Che fai, amore? Amore mio, mi vuoi sposare? Sì. Avere una famiglia tutta nostra? Sì, amore. Ti amo. Siamo solo io e te, solo tu e me, dall'inizio soli contro il mondo. Chi se ne frega se parlano di te, solo io ti conosco in fondo. Chi se ne frega se parlano di te, chi se ne frega pure del tuo ex. L'unica eccezione siamo solo io e te, insieme siamo i nuovi Barbie e Ken. Nonna, mamma. Nonna,
Sono in live! Adesso arrivo! Eh? Fai vedere cosa che ha. La cottura è perfetta. Già spazzolati, sono tipo David impazziti, Luis. Sono tipo impazziti i capelli, tipo così, molto così. La nonnina e la mamma di... Cosa c'è? Eh? Ti gira la testa? Direi proprio che stanno venendo. Ma in realtà loro mi amano, Gioppi. Non possono fare a meno di me. Questo è il punto. Perché non si può non amarmi, ragazzi. Io sono adorabile. Lasciati tutto alle spalle. Pensa solamente a rilassarti. La parola d'ordine è relax. Mia figlia ha studiato, ha fatto anche il CAT, che è una cosa apposta d'inglese. È andata alla scuola privata Oxford. Di qua e di là, avanti. Di qua, salta di qua. Non è certo una bugia mia, ragazzi. Yuhu, sveglia. C'è nessuno nei vostri cervelli? Ce la fate? Oggi vi voglio far sentire un po' di trigger. Nuovi anche. E altri vecchi che vi sono piaciuti tantissimo. Cominciamo con questo qua che è nuovo. Come vedete. Gira! Alla vostra stupidità e invidia ci faccio il cash, come dice la diva del tubo. Big money per la vostra stupidità. Così imparate a essere veramente rosiconi. Cioè una certa, avete rotto, veramente. Sono la burattinaia, voi siete i miei burattini, ricordatevi questo. Buona serata. Yeah! Top! Adoro, adoro, adoro i rosiconi, adoro, adoro, adoro il trash, adoro il trash, adoro essere al centro dell'attenzione, yeah! Domandatevi perché tutti sono contro di me, perché io faccio fare le visual, non perché sono io la persona sbagliata, ma perché tutti mi invidiano, pure quell'altra gallina della diva del tubo, che adesso vuole fare il video contro di me, ma chi se ne frega? Porca Giuliva che non sei altro. E non badiamo più a nessuno, e pensiamo solamente a noi, al nostro amore, e a organizzare il nostro matrimonio, e poi anche le nostre vacanze. E quindi nulla, vedrete... E comunque influisce il fatto dei mobili e quant'altro. Sembra una stupidaggine, però è vero, amore. È vero, è vero. E niente, io saluto. Ciao. Bene, noi vi salutiamo. Da striscia. Come sei profumato. Evitiamo di fare i bambini, ma ragioniamo da persone adulte. E ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per Chiara, però niente amore mio, insomma ci siamo capiti, Carlos. Io comunque ti voglio ringraziare per il regalo, non dovevi, assolutamente non dovevi farmelo, e non so se accettarlo, non so, amore, io posso accettarlo questo regalo? Non lo so. Se Davide vuole, no. Beh,
accettalo solo per il fatto che comunque ti ha aiutato. Sì, fare cose dato... che ci ha portato veramente. Accettalo, dai. Vabbè, grazie, Carlos. Prego. È stato un piacere, Chiara. Ma che cavolo? Sì, ma Carlos. Vabbè, io se me ne vado. Non è possibile, ma dai.